i giudici, se sbagliano, devono pagare perché sono persone. Nel video di oggi vado a fornire a voi, utenti di YouTube, la mia visione per quanto riguarda i giudici che sbagliano. Avete capito bene? Anche i giudici, infatti, possono, secondo me, sbagliare nel dare la loro sentenza, nel pronunciare la loro sentenza di condanna. Quindi non pensate che un giudice può dire sempre cose vere, possa andare a manifestare sempre qualcosa di concretamente vero, ma anche il giudice può sbagliare, può compiere, diciamo così, un errore. Questo perché? Perché è un essere umano, perché è una persona. Essendo, diciamo così, una persona, quindi un essere umano, ne viene fuori che lo stesso giudice possa, in concreto e non in astratto, sbagliare la sua sentenza. Spesso e volentieri, infatti, in fase di indagini, un giudice o più giudici possono compiere degli errori. Fanno parte, e ripeto, fanno parte della natura umana. Loro non sono perfetti come qualcuno oppure come loro stessi pensano, ma anche loro sbagliano nel dare le loro sentenze. Anche loro possono andare a sbagliare e a volte, secondo me, possono andare a creare scompiglio o, per meglio dire, andare a rovinare le vite di determinati esseri umani. Qual è la cosa più importante da fare? Punto interrogativo. È quella semplicemente di far sì che chi sbaglia paga. Se io sbaglio vado in carcere, no? Giusto? Se io commetto un reato non è che rimanga a casa tranquillo e sereno, vado a finire, visto che abito a Roma, la mia città, a Regina Coeli oppure a Re Bibbia. Però, visto che di competenza abito a Roma, in periferia, credo che si tratti proprio di Regina Coeli. Se una persona abitasse, per esempio, a Milano, andrebbe a finire al carcere di San Vittore. Se una persona abita a Napoli, nel carcere di Napoli oppure di Secondigliano, a seconda di dove abita. Ecco, ma perché molto spesso e volentieri questi giudici si ergono a, tra virgolette, paladini della giustizia? Perché loro lavorano in questo campo, ma bisogna ricordarsi che loro sono esseri umani, cioè loro, nel momento in cui si tolgono la toga, sono donne, sono uomini, punto. Tutto qua. E anche loro possono compiere i loro sbagli. Nella maggior parte dei casi sono donne, parliamo di giudici donne e non giudici uomini. Anticamente, nei tempi passati, erano più giudici uomini, ma oggi come oggi basta farsi un giro, per esempio, per Roma, per Torino, per Cagliari e per le altre grandi città italiane, ecco che ci si può accorgere che la maggior parte sono donne. E queste donne, secondo me, possono compiere degli sbagli, degli errori, o meglio degli orrori, azzardo a dire. Quindi, cari giudici, siete persone meravigliose, per carità, su questo non ci piove, però anche voi, secondo il mio punto di vista, potete sbagliare. E non mi venite a dire che non è così. Io credo proprio che un giudice possa compiere degli errori, degli sbagli, perché, ripeto, è un essere umano, punto. Non è che dici è un dio in terra, no. Un giudice fa la cacca come me e te, fa la pipì, va al bagno, si lava, studia, legge, va a donne, va a uomini, perché pure lui o lei ha rapporti sessuali. Quindi non è un dio sulla terra che ha la verità in tasca. Sì, spesso indovina, chiaramente, perché in genere è tenuto o tenuta a svolgere il lavoro che va a svolgere in maniera diligente, in maniera attenta, in maniera mirata. Però può capitare, secondo la mia opinione, ed è una mia opinione, che un giudice, una giudice donna o uomo che sia, che dir si voglia, possa andare a sbagliare. E non è Leandro Smelli a dire questo, sono i fatti. Basta farsi un giro, ripeto, per le città d'Italia e accorgersi, in concreto e non in astratto, che a volte può esistere
il cosiddetto sbaglio giuridico, cioè lo sbaglio che un giurista, o meglio un giudice, una giudice, può andare a compiere. E chi sbaglia paga, no? Così si dovrebbe dire. Invece no, se un giudice compie uno sbaglio, molto spesso non paga per lo sbaglio che va a compiere. Anzi, tutto va tranquillo, tutto va sereno, probabilmente viene occultata la realtà dei fatti e io dico non ci sto. E io dico non posso accettare tutto questo, perché lo reputo assurdo, perché lo reputo sbagliato, perché lo reputo un qualcosa che non sta né in cielo e né in terra. Ma come? Se io sbaglio, se io mi permetto di rubare anche solo una caramella al supermercato, mi mettono in carcere, no? Per scippo, per rapina. Se mi permetto di prendere un, come si dice, un po' di pane, oppure se mi permetto di prendere una, chiamiamola, busta di plastica e non la pago, mi mettono in carcere. E un giudice che va a sbagliare magari nel pronunciare la propria sentenza è tranquillo e sereno di poter fare tutto questo? No, io dico non ci sto. Quindi rendiamoci conto in concreto e non in astratto che il giudice non è un dio in terra, questa è la mia opinione, è un essere umano come me e te, non ha niente di diverso, due mani, due braccia, cinque dita, dieci dita, due occhi, basta, due narici, dov'è il problema? È un essere umano, punto. È tenuto a svolgere il suo lavoro. Il suo lavoro lo devi svolgere bene, perché chi sbaglia paga, e chi sbaglia deve pagare effettivamente parlando in concreto e non in astratto. Invece capita che più delle volte un giudice che sbaglia non paga, è tranquillo e sereno di fare ciò che vuole, e poi però può capitare che una persona venga rovinata ed abbia un marchio nella sua vita. Io ripeto che non ci sto. Ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio tutti per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi, mi raccomando, non ce l'ho contro i giudici. Al prossimo video, una buona giornata da Leandro Smelli di Roma.